gilet da tiro, una protezione acustica, il fucile e una cartuccia. Il fucile si posiziona tra il deltoide e il pettorale, si abbassa la guancia sul calcio e si allinea l'occhio al mirino, in questo modo. Una volta in posizione si emette un segnale vocale in modo tale che il microfono lo percepisce e il piattello esce automaticamente, così. Una volta sparato è fondamentale scaricare l'arma senza voltarsi. Escono da una buca dove ci sono 15 macchine e ad ogni postazione sono dedicate 3 macchine che possono lanciare un sinistro, un destro e un centrale. La distanza dalla postazione di tiro e la buca dove escono i piattelli è di 15 metri. Il fucile è composto da 3 parti. Il calcio, che comprende l'impugnatura e il grilletto. Le canne e la stina che serve per impugnarlo con l'altra mano. Il fucile si monta in questo modo. Prima di cambiare pedana, devo aspettare che il tiratore dopo di me abbia sparato. È molto importante che nel passaggio dell'altra pedana il fucile sia a scarico. L'ho visto praticare e me ne sono innamorata. Perché mi ha trasmesso la passione mio padre. Perché è uno sport che si pratica all'aria aperta. Perché a me piace mettermi alla prova. Perché a me piace la competizione. Perché mi fa emozionare. Perché ci fa stare bene!